Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo in un video molto particolare, perché si tratta di una sorta di crossover tra i video su Spada e Scudo e i Critical Hit. Perché? Perché quest'oggi andremo a parlare delle palestre Pokémon e conseguentemente della possibilità di vederle all'interno della regione di Galar. Prima di iniziare con la questione in sé, vi invito però a lasciare un bel like per sostenere come al solito questo format e per continuare a dare manforte a questo canale che sta crescendo sempre di più anche grazie a voi. Detto ciò, direi di iniziare subito con la questione di oggi, che come vi ho già anticipato sono le palestre. Ora, come già fatto notare e stranotare da tantissimi, me compreso, nella regione di Galar sono presenti questi particolari stadi che sono stati interpretati da praticamente tutta la community come le palestre di questa regione. E per la verità è molto plausibile che ritornino le palestre dopo il giro delle isole, che è stato tutto sommato una sorta di fallimento. Lo suggeriscono anche i nomi dei titoli, Spada e Scudo, la possibilità cioè di combattere gli stadi come luoghi di competizione. Insomma, la regione di Galar sembra prestarsi molto alle palestre. E la cosa tendenzialmente sta facendo piacere a tutti, perché tutti effettivamente rivogliamo il ritorno di una meccanica che ha caratterizzato la nostra infanzia e che sicuramente nella sua storia si è comportata meglio rispetto al giro delle isole. Eppure, a dirla tutta, recentemente qualche dubbio mi è salito. Ma siamo così sicuri, ragazzi, di rivolere le palestre nei giochi Pokémon? Mi spiego, io sono un grande fan delle palestre, mi piacerebbe rivederle, però non veniamo forse dalla sesta generazione? Dalla generazione che probabilmente ha segnato il declino più totale delle palestre Pokémon, con i capi palestra peggiori in assoluto. Insomma, è quello che vogliamo? So che questa che sto per dire è una frase molto nostalgica, ma anche un po' vera a mio avviso. I primi capi palestra erano decisamente migliori degli ultimi. Questa superiorità dei primi capi palestra rispetto agli ultimi, secondo me, è dovuta a un cambio di direzione nell'ispirazione che Game Freak ha attuato nello sviluppo di questi personaggi, che forse è un cambio di direzione tutto sommato in un certo senso obbligatorio. Le ultime palestre, e in particolare quelle di sesta generazione, presentano personaggi brutti, ma non brutti di design, brutti di caratterizzazione. Voglio dire, abbiamo giardinieri, pattinatori. Questi personaggi sono davvero tanto anonimi, perché sono dei personaggi normali, perché sono un giardiniere, perché sono una pattinatrice, perché sono uno che va in bici, un ciclista, sono tutti anonimi. E questa svolta nell'ispirazione dei capi palestra, che sembra adesso andare più verso i lavori normali che verso personaggi come Lance o Sabrina, è iniziata tempo fa, è iniziata secondo me con la quarta generazione, in particolare con due capi palestra, che sono sostanzialmente Fanny e Omar, che sono un'attrice e un wrestler, che sì, possono essere simpatici quanto vuoi, ma è lì che inizia il declino, è lì che iniziano a cambiare effettivamente i capi palestra. Ecco, secondo me questo cambiamento non va bene. Il giro delle isole, per quanto sia criticabile, per quanto l'abbia trovato noioso, l'ho sempre apprezzato in un certo senso, perché è stato un tentativo di Game Freak di dare una svolta, di dare una ripulita ad una meccanica di gioco che aveva fatto il suo tempo, ossia quella delle palestre. Cos'è purtroppo il negativo, secondo me, del giro delle isole? Che si basa su prove veramente tanto pedanti, tanto banali, tanto bambinesche, e i personaggi lo sono altrettanto, i capitani. Cioè, paradossalmente, secondo me, il giro delle isole sarebbe stato meglio se al posto di quei personaggi, al posto di quelle prove veramente noiosissime, avessero lasciato solo l'unica cosa che mi è piaciuta davvero del giro delle isole, che sono i Pokémon dominanti. Ora, perché i Pokémon dominanti sì e i capi palestra di Galar no? Ve lo spiego subito. La differenza tra i due in realtà è banalissima. I capi palestra sono ispirati agli umani, i Pokémon sono ispirati agli animali, agli oggetti e a qualsiasi cosa passi per la testa dei creatori. Ora, ragazzi, è molto difficile creare dei personaggi originali partendo solo da umani. Fate un conto, ci sono 6 generazioni con 8 capi palestra. Questo vuol dire che abbiamo 48 personaggi che almeno in linea teorica dovrebbero avere 48 linee di personalità diverse. È difficile, perché è come se volessimo ispirare 48 Pokémon alla stessa specie di animale o allo stesso oggetto. A una certa le idee finiscono, inizi a proporre cose strampalate come Aloe, come Spighetto, Chicco e Maisello, e chi più ne ha più ne metta, scrivete altri esempi nei commenti. I Pokémon dominanti, secondo me, hanno provato a essere una svolta perché, essendo ispirati a dei Pokémon, avevano più varietà e una meccanica più fluida, più utilizzabile nel tempo. Cioè, in 24 anni di brand è paradossalmente stato più difficile creare personaggi originali che Pokémon originali, e questo secondo me è ricaduto fortemente sulla meccanica delle palestre, privandole di quel fascino che avevano un tempo. Perché sfido chiunque, ma proprio chiunque, a paragonarmi il migliore dei capi palestra di sesta generazione con Valerio, che è il primo di Johto, che è forse il più semplice
specie di yoto. Insomma, la meccanica delle palestre mi sembra quasi che abbia fatto un po' il suo tempo, mi sembra quasi che sia ormai invecchia da troppo, mi sembra quasi che si debba andare avanti. Alola è stato un gran pretesto, ad esempio, perché una regione tribale come quella poteva tranquillamente giustificare il fatto di trovarsi dei Pokémon come boss. Ma Galar, con gli stadi, evidentemente stiamo tornando in questo senso alle palestre, ma la cosa mi preoccupa, perché il sistema delle palestre è difficile da portare avanti per 25 anni in maniera decente. E quindi che cosa faranno? Troveranno un escamotage o torneremo a vedere robe come in sesta generazione? Perché se le mie sfide in palestra devono diventare delle prese per il culo e devo vedermi davanti personaggi come il giardiniere di cui addirittura ha dimenticato il nome di sesta generazione, preferisco affrontare un Araquanid gigante potenziatissimo, preferisco affrontare un Ribombee gigante potenziatissimo. E del resto, come già detto all'inizio, spada e scudo sembrano veramente porre tanta attenzione sul battling. Apriti un cammino verso la gloria, questo è il motto, si sente la differenza rispetto ad Alola, che la campagna marketing lì era qualcosa del tipo fai un bel viaggio con i tuoi amici. È palpabile la differenza, si sente, si vede, si percepisce proprio, e la mia domanda è: ma saranno in grado di fare le cose per bene? Saranno in grado di sfruttare appieno le potenzialità del battling? Riusciranno a creare dei personaggi veramente nuovi? Magari Alola è stato uno stacco per poter pensare meglio nuove idee, è quello che spero, ma è anche la mia paura. E del resto, come la netta sensazione che le palestre potrebbero tornare in un certo senso, ma non come le conosciamo. Non so in quanti di voi si ricordino o siano a conoscenza di un post pubblicato da Nintendo America su Twitter e rimosso subito dopo. In questo post si annunciavano battaglie con i Gym Masters, che sono diversi dai Gym Leader, che sono i capi palestra. Che sia un cambiamento di nome casuale questo, che sia un errore banale di chi ha pubblicato il post, oppure magari c'è davvero qualcosa sotto. Magari effettivamente cambierà qualcosa nell'impianto delle palestre, nel battle system che le caratterizzerà. Insomma, magari vedremo veramente qualcosa di diverso. Del resto, nei pressi degli stadi vediamo anche questo logo, che ormai è celeberrimo e che è all'interno anche dei loghi giapponesi dei due titoli. Un po' come era successo per le Mega Pietre e i Cristalli Z, che erano la meccanica fondante di sestima e settima generazione. Quindi, che sia proprio il rinnovamento delle palestre ciò che caratterizzerà l'ottava generazione? Penso sinceramente che questa non sia un'opportunità da scartare, visto il fallimento recente delle palestre Pokémon. E qui sul finale del video voglio chiedervi un parere nel sondaggio che spero di ricordarmi di mettere. Ma voi sareste soddisfatti di palestre in stile X e Y? Voi siete soddisfatti degli ultimi capi palestra che abbiamo? Perché magari potrebbe essere semplicemente una pipa mentale mia. Cioè, capi palestra come Aloe, come Chicco, Maisello, Spighetto, a voi piacciono? Fatemelo sapere nel sondaggio. Detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi invito a lasciare un mi piace se è così, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.